Ben ritrovati gentili amici del canale Gianluca Rossi TV e del sito gianlucarossi.it. Sono a San Siro perché sono a San Siro, lo capirete nei prossimi giorni. Vabbè, ve lo dico, ve lo anticipo, perché certe cose vanno già, stiamo qua a aspettare le anticipazioni dell'Inter. Oh, a proposito, alle ore 18 di giovedì dovrebbe essere domani, se sono ancora presente, giovedì comunque, c'è la live chat e quindi vi voglio numerosi, perché parleremo di come è andata la finale di Coppa Italia che si gioca questa sera tra Juventus e Atalanta, e parleremo naturalmente delle ultime novità sull'Inter. Inter che i soldini, ve l'ho detto tante volte, li ha trovati. Ormai siamo, devo dire, alla definizione di questo prestito di 275 milioni con Oaktree Capital. Oaktree Capital è un grande investitore in aziende in difficoltà. Se voi andate su Wikipedia o su Google da bravi, capirete che cos'è Oaktree. Che l'Inter sia in difficoltà è indubbio, però insomma questi sono soldini che permetteranno all'Inter di respirare. Ci sarà un cambio, come ricorda giustamente il Sole 24 Ore, molto opportunamente, di uomini nel CDA, perché Oaktree vuole entrare e in qualche modo piano piano prendere il posto di Lion Rock. Ed è chiaro che se poi Suning, perché qua col debito tra il bond di 375 milioni di prima e quello di adesso non so se saranno 250-270, andiamo a quasi 600 milioni di debito, ed è normale che Oaktree dica: cara Suning, se poi non me li restituisci facciamo che il proprietario dell'Inter divento io, un po' diciamo come Elliott, insomma. Io adesso non so se sia un bene, se sia un male, non mi interessa. Sapete che il mio unico obiettivo dopo aver vinto lo scudetto, naturalmente sempre con questa maglia, non la tolgo più, la maglia del mio amico Paolo Grechi della Sartoria Sportiva a Milano, mamma mia ragazzi, è di un bello venire con questa maglia a San Siro. Vabbè, quindi io, sapete che per me il prossimo scudetto è il Conte Ter, cioè che resti Conte. Speriamo insomma che entro sta settimana, ma io credo più la prossima, quando i soldi saranno belli, pronti, certificati, Conte e Zanga parleranno. Allora, intanto ieri mi sono commentato Lazio-Torino col Toro che insomma ha salvato la pellaccia, è rimasto in Serie A, a me personalmente fa piacere, ma quest'anno ha voluto bene anche al Benevento, se non altro per il gol di Gaic alla Juventus, però non è che possiamo essere tutti felici e contenti. Guardate che bello il tempio, e io quando non so cosa fare ho un giorno di libertà, perché i giornalisti non riposano il sabato e la domenica quando c'è il campionato, riposano magari il mercoledì. E allora io ho deciso di dire a Giano, grande youtuber nerazzurro interista tedesco: Giano, ma andiamo a vedere San Siro. E Giano fa: ma tanto non si gioca, fa niente Giano, però guarda che cos'è. Gianluca, questo qui è un monumento, e anche quando l'Inter non gioca, io sono a Milano, sono sempre talmente nostalgico che mi attira, cioè io vengo sempre qui e godo questa vista veramente stupenda. Perciò San Siro, ripeto, è un monumento, e perciò piccola coincidenza ci siamo trovati qui, vicino alla nostra casa. Sì, allora c'è da dire una cosa, che perché l'Inter risolva i suoi problemi e abbia i soldini, visto veri, quelli che possono durare nel tempo, ecco, bisognerebbe che mettessero una firmetta per fare il nuovo stadio, perché questa è la condizio sine qua non. Però ragazzi, io quando vedo San Siro ho capito, teniamo San Siro e facciamo il nuovo stadio là, perché io veramente una volta sono come te, non riesco a rinunciare. Io di stadi ne ho visti tanti, anche dei tuoi, eh. Allora approfittiamo adesso per fare un pronostico anticipato sulla lotta Champions, anche perché persino il webmaster juventino l'ho portato a vedere San Siro, è qua dietro. E allora, siccome lui non si fida dei miei pronostici, perché dice: ma no, ma tu sei di parte, vergognati, vabbè, basta. Allora, Giano e Deutsch. Deutsch, uno razionale. Deutsch è, ci prova, eh. Il Deutsch è razionale. Sì, è vero che è interista, riconosco, è interista e quindi potrebbe essere condizionato dall'interismo, ma il Deutsch secondo me non si fa condizionare. Facciamo parlare il cuore e anche la testa. Facciamo, cioè, Herz, due pronostici, Herz, diversi. Herz und Kopf. Vedi che tu mi devi sempre parlare. Hirn. Hirn. Cervello. Sua pronuncia è meglio della mia, ragazzi, cioè, qui abbiamo un tedesco naturalizzato. Ti piace? Ormai. Sì, tanta roba. Piace, vale. Schnell! Sto adesso, aspetta che si gira. Sai che c'è sempre quei film. Giano, allora. Sì. Due posti in Champions, tre squadre. Sì. Io ti lascio il microfono. Ti ricordo, perché tu segui 200 campionati, Napoli-Verona. Sì. Bologna-Juventus.
Atalanta-Milan. Intanto sta arrivando il tram e per qualche istante non vedrete più lo stadio, a meno che il semaforo non sia verde. Ma vieni che è verde! Vai, vai, vai! Il 16 Monteveleno, Monteveleno, vai. Se no avevamo il tram dietro. Giano, prego. Sì, grazie. Allora, innanzitutto sì, l'Atalanta è già qualificata e devo dire veramente tanta stima perché è la terza volta consecutiva e anche a livello economico, piano piano crescono, aumentano il fatturato ogni anno ed è veramente una crescita proprio impressionante e secondo me rappresenta anche un lato bello proprio del calcio. Perciò Atalanta, complimenti anche per questa stagione veramente incredibile. Poi il Napoli secondo me ce la farà. Cuore, spero onestamente che la Juventus rimanga fuori, perché secondo me basta Juventino, che tu non eri più. No, perché io voglio vincere anche lo scudetto la prossima stagione. Secondo me sarebbe proprio, cioè, un pochino lo potresti già vincere adesso, perché la Juventus dovrebbe veramente ridurre, già adesso lo devono fare, ma così ancora di più i costi. Lo sappiamo che qualificarsi per la Champions League ti porta già più soldi come vincere l'Europa League, cioè sarebbe veramente un danno grande. A livello sportivo però penso che alla fine la Juventus ce la fa e il Milan nell'ultima partita dovrà vincere, cioè il Milan nell'ultima partita, io ho visto milanisti piangere proprio e sono state lacrime vere e secondo me il Milan ha avuto un'opportunità incredibile e l'ha buttata via, purtroppo allora, però. Allora ho capito una cosa da tutto questo editoriale, che praticamente Hertz, il cuore, vorrebbe in fondo che ci andassero i rossoneri. Sì. Ma perché la testa dice che alla fine, avendo la partita più difficile, la Juve li sopravanzerà. Onestamente sì. Va bene, ho capito. Allora io, Giano, ti ringrazio, vedremo se ci saranno questi pronostici, tanto i vaffa li prendiamo sempre, qualsiasi cosa dici. Noi siamo comunque campioni d'Italia, ci godiamo questo weekend. Yeah. E questa è una cosa già fantastica, ragazzi. Inter Mailand, campione d'Italia in tedesco. Inter Bales. Siamo con l'amico Gianni, vi ricordo, domani alle ore 18 la live chat. E ricordo anche che ho messo un bel contributo per gli abbonati, a te dovrebbe piacere, per la sezione abbonati. La Coppa UEFA 90-91, 28 minuti di reportage con immagini inedite, ma tutte le trasferte, Birmingham, Vienna, era l'Inter. E tu hai fatto un sacco di interviste. No, ma era l'Inter di 90-91, c'erano tre Deutsch. C'era Matteus, Prema. Rummenig, no! Klinsmann, Rummenig era prima, questo. Rummenig purtroppo era già Rummenig un po' chiuso il ciclo, cioè lui i suoi tempi d'oro ce l'ha avuto il Bayern. Perciò. Però se volete ripassare quel meraviglioso trofeo è nella sezione abbonati, lui fa così, cosa vuol dire così nel linguaggio degli youtuber? Iscrizione. Descrizione, c'è la descrizione, vabbè, avete capito? Io non ho capito niente. Giano, andiamo a fare un giro San Siro perché è il nostro tempio. E qui tra l'altro poi domenica c'è la grande festa della Curva Nord. Io sarò in studio a raccontare Inter Udinese, ma io so già che per esempio il mio amico Francescone, il mio amico Claudio, figurati se non saranno qua. E quindi grande festa, ciao a tutti, viva l'Inter. Sempre, ciao Giano. Sempre comunque, ciao Gianluca.